una delle migliori difese del girone F contro il miglior attacco. Nel freddo del De Marsi, l'Avezzano fa sua l'intera posta grazie al rigore procurato e realizzato da Roberti e la rete dell'ormai solito forte, e batte per 2-0 un Roma City che ci ha provato sino alla fine. Primo squillo, capitolino di Renzo, beneficio di una leggerezza della difesa di casa, ma ci abbatta con Cultraro che ringrazia. Al 20esimo, urlo strozzato in gola per i tifosi biancoverdi. Roberti su corner in zucca e segna. Selva di Alghero annulla tutto per una possibile trattenuta in area. Risponde l'11 di Maurizio al 35esimo. Su errore a centrocampo di Onazzi, Capece in becca Sparacello che arma il mancino. Cultraro ancora una volta in volo plastico disinnesca. Rischia ancora una volta la frittata la squadra marsicana. Su traversone dalla destra, Filippini va vicinissimo al clamorosissimo autogol. Un giro di lancette dopo, su azione insistita in area, ancora il Roma City crea pericoli. Di Renzo, pennella all'estremo abruzzese e risponde presente. A due giri di lancette dal termine, finalmente l'Avezzano crea il primo vero pericolo. Corridoio Roberti Rotondi, con quest'ultimo che calcia fuori da buona posizione. Nella ripresa il primo acuto è ancora del Roma City. Sparacello però apre troppo il compasso, cestinando la chance. Dopo una lunga fase di stallo, al 70esimo arriva finalmente l'episodio spartiacque. Fallo commesso da capitan Ferrante su Roberti, doppio giallo e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso numero 9 glaciale fa esplodere il De Marsi. Reazione rabbiosa dei capitolini. Gelonese si avvita, Cultraro salva i suoi con l'aiuto della traversa. Nel finale, complice la superiorità numerica, i lupi raddoppiano. Il neo entrato forte, cecchina dichiara e sigla il gol partita per i suoi. Nei 6 minuti di recupero, Cristiano Verna show, cioccolatino per Ortolini, ma d'orgoglio dichiara con un grande intervento, non concede un tris forse troppo pesante. Vittoria importantissima dell'Avezzano che ritorna a volare in classifica.